è la festa del dono e del baratto. In che cosa consiste questa festa e da quando ha preso avvio? Allora, la festa l'abbiamo cominciata la prima edizione è stata in ottobre del 2011. Poi abbiamo fatto una seconda edizione a primavera, a marzo del 2012, e questa è la terza edizione. E l'organizzatore siamo noi di San Lazzaro in Transizione. E San Lazzaro in Transizione è un'associazione che aderisce a Transition Town, che è un movimento culturale internazionale, nato nel 2005 a Totnes in Inghilterra e attualmente diffuso in tutto il mondo. Qua in Italia ormai sono alcune decine le città che aderiscono a questo movimento e in provincia di Bologna ce ne sono 10-15, tra queste San Lazzaro è molto attiva. Quindi avete preso spunto da un'iniziativa che già comunque aveva preso avvio in Inghilterra, tutto è partito da lì? Esattamente, tutto è partito in Inghilterra su un'idea del fondatore di Transition Town, che è Bob Hopkins, un insegnante di permacultura. La permacultura è un metodo di agricoltura molto attento a quelle che sono diciamo così, le forze della natura, quindi un'agricoltura naturale, assolutamente naturale. Si è reso conto Bob Hopkins che nel fare un esercizio con i suoi allievi di permacultura si è reso conto che era nata la possibilità di pensare, di sognare un tipo di società che superasse il modello che è quello della società in cui viviamo, quindi un modello che superasse un po' quello in cui viviamo, della crescita infinita, dello spreco, della ricerca continua del diciamo così, benessere materiale. Quindi questo discorso si inserisce perfettamente nel progetto della decrescita economica a livello globale, oppure una cosa? No, no, assolutamente, sono due cose che si uniscono bene. Molti concetti della decrescita, molti dei concetti esposti da Latouche o da Pallante sono assolutamente concetti che si ritrovano anche in transizione. Se vogliamo, la transizione fa un passo in avanti, ovvero riesce un po' a superare quel sentimento di impotenza che prende quando ci si avvicina a certi temi come appunto il cambio del clima o la crisi economica e sociale in cui stiamo vivendo o il picco del petrolio. La transizione offre anche un modello che va oltre il modello attuale ed è un modello basato sulla rifondazione delle comunità, sulla capacità delle persone di ricreare delle relazioni fra di loro, quindi diciamo su una società molto più umana e molto meno mercificata. Abbiamo tolto il valore merceologico alle cose, quindi una cosa che a te non serve più per te vale zero, la porti qui da noi, in cambio ti viene dato uno check, con quello check entra alla festa e puoi prendere qualsiasi altro oggetto che vale uno check. Quindi praticamente qua si va sull'onda del bisogno. Benissimo. Quindi si ridà un attimo valore alle cose. Si ridà valore alle cose, si ridà proprio valore alla necessità, al bisogno. Una cosa mi serve, per me vale. La stessa cosa a te non serve più, per te non vale più. Avete notato anche che si instaurano delle relazioni, avete già notato? Moltissimo, moltissimo. Quella, la cosa che a noi fa più piacere è proprio questo. Le persone si incontrano, si scambiano idee, si scambiano impressioni. Infatti c'è un'area di paese. Di paese. Cioè, quello che vogliamo in realtà è proprio questo. Di nuovo creare la comunità, le relazioni tra le persone. Questo è quello al quale aspiriamo con questa festa. Quindi voi avete in testa un'idea di comunità competente, di comunità che sa mettere in discussione, che vuole utilizzare la crisi come dovrebbe essere, come fonte di cambiamento. Benissimo, è proprio questo, cioè cerchiamo di far sì che il vincolo dato dalla crisi, questo spavento in cui viviamo, questo continuo sollecitarci, toccando il tasto della paura, noi in realtà vogliamo andare oltre, cioè vogliamo ridare speranza alle persone, ricreare la comunità, tornare a creare delle relazioni fra le persone, che significa rimettere insieme le persone, e le persone quando sono insieme trovano delle soluzioni. E questo lo vediamo. Alla fine della festa noi quello che resta lo doniamo e quindi
non c'è bisogno, abbiamo donato all'Istituto Adamazzini, abbiamo donato all'ANT, questa volta oltre all'ANT faremo, selezioneremo le cose migliori e le doniamo ai terremotati dell'Emilia, quindi abbiamo più di un contatto con i paesi che sono stati purtroppo. Ogni quanti mesi c'è la possibilità di usufruire di questa bella cosa? Allora, ogni 6 mesi noi facciamo la festa. Marzo e ottobre, qui a San Lazzaro. Questa di San Lazzaro è stata utilizzata un po' come matrice per altre feste del Donne del Barato che si stanno nascendo, mi viene da dire come funghi, però è vero, cioè stanno nascendo. Solo nel mese di settembre ce ne sono state altre due, una a Castel San Pietro e una a Modena. So che se ne stanno avviando delle altre. La facciamo 2 volte all'anno, la notizia è che escluse queste 2 volte all'anno stiamo in realtà lavorando su un portale che si chiamerà facciamoinsieme.net che sarà la trasposizione informatica della festa del Dono e del Baratto e grazie a questo cercheremo di far sì che le persone tutto l'anno possano scambiare fra di loro beni, oggetti, competenze, banca delle ore, quindi sarà un punto di ritrovo sicuramente virtuale perché in internet, ma molto agganciato al territorio, perché vogliamo che le persone si incontrino, ma si incontrino di persone, si annusino. Quindi quello sarà il punto dove trovarsi, ma poi gli incontri saranno effettivi. Reali. I commercianti che cosa dicono? Ma credo che ce ne siano tanti che vengono qua a scambiare quello che hanno in più in casa. Non avete avuto polemica? Ma assolutamente nessuna polemica. Tutti anzi molto disponibili, a iniziare dall'amministrazione comunale che dopo la prima festa ci ha subito dato il patrocinio ed è assolutamente qui presente insieme a noi con un banco dedicato ai giochi riciclati fatto dalla Mediateca di San Lazzaro. Abbiamo tante altre realtà che ruotano intorno alla nostra festa e sono tutti sempre molto felici. È nato sotto una buona stella sta cosa. Sembra proprio di sì, anche perché la prima edizione abbiamo scambiato 700 oggetti, abbiamo calcolato che siano girati circa 1000 cittadini, la seconda edizione di questa primavera abbiamo raddoppiato 1400 oggetti e abbiamo calcolato circa 2000 cittadini, questa non è ancora chiusa ma mi dicevano prima che siamo già a 2200 oggetti, quindi abbiamo superato di gran lunga anche l'edizione di marzo. Mi piace questa modalità di scambiarsi oggetti che non si usano più e farli insomma rivivere. Tu conosci lo Shack? Sì. Lo utilizzi? Sì. E come ti trovi? Che benefici può dare nella vita di tutti i giorni? Ma per me, per adesso l'ho solo utilizzato all'interno di momenti di baratto, quindi non sono andata in esercizi commerciali che lo usano, però lo trovo molto, molto bello, insomma il fatto che non sia soldo, il fatto che giri, venga immesso con quello che tu dai che non usi più, lo trovo molto bello. E si trovano delle bazze come si diceva noi? Sì, trovi cose che magari ne hai bisogno, dici vabbè faccio un giro, poi parli con le persone che ti fa la differenza e quindi sì. Tu fai parte dell'organizzazione o sei qui così? Come hai fatto a conoscere? Faccio parte del gruppo di transizione di San Giovanni in Persiceto. Lisa, questi sono gli Shack? Questi sono gli Shack, anzi sono i miei personali Shack, sono molto affezionata e sono di 2 missioni diverse. La seconda emissione, io non ho la prima perché non c'ero quando è stata fatta la prima emissione, la seconda emissione con le carte napoletane e la terza emissione, questa è la seconda, la terza emissione cartacea di Shack. Andremo a fare la quarta a breve. Che cos'è lo Shack? Lo Shack è un buono locale di solidarietà. Fiscalmente parlando è equiparabile a un buono sconto, però circola. Lo applichiamo da un minimo del 5 a un massimo del 30% sulla spesa in euro. Quindi per esempio una normalissima spesa di 100 euro con l'applicazione di un 20% di sconto Shack avrà un valore di 80 euro e 20 Shack, quindi potrebbero essere 2 pezzi da 10 come questi. Che cosa succede? Che chi utilizza e spende lo Shack gli aumenta il potere d'acquisto perché i 20 euro che ha risparmiato rimangono in tasca per poter fare un'ulteriore spesa al di fuori del circuito, quindi spende i suoi 20 euro, oppure all'interno di un circuito, per esempio può fare una spesa col 10% di sconto Shack e quindi spendere 18 euro
e 2 check, rimangono 2 euro in tasca, quindi ad ogni passaggio abbiamo la possibilità di aumentare il nostro potere d'acquisto. Chi invece accetta check non fa nient'altro che quello che ha sempre fatto, che è un'attività commerciale, fa uno sconto, però fa uno sconto per chi partecipa al circuito e invece di perderlo questo sconto, lo sconto normalmente è a perdere, ha questo foglietto di carta che traduce il suo sconto semplicemente in un oggetto che non ha nessun valore se non quello di contare la ricchezza e può rispenderlo, quindi può farlo circolare, quindi per lui è comunque un potere d'acquisto che potrà riutilizzare all'interno del circuito. Può anche aumentare la quantità di clientela, perché chi normalmente si rivolgeva alle grandi multinazionali o alla grande distribuzione e quindi le piccole botteghe all'interno del centro commerciale naturale, dei centri storici soffrivano, applicando questo sconto, che consente quindi alle famiglie di rivolgersi al piccolo commerciante, può aumentare la propria clientela, quindi invece di andare al centro commerciale andranno alla bottega sotto casa e sosterranno anche il proprio vicino di casa. Da chi viene l'idea dello shack? L'idea dello shack viene da alcune persone molto visionarie che hanno studiato tutto quello che è il sistema economico, il sistema finanziario, il sistema monetario e come mai questo sistema gira e rigira, non ci dà soddisfazione, non ci rende felici. E cosa possiamo fare per cambiare le cose, per crearci un sistema che consenta a noi di vivere nel benessere, nella semplicità e nella soddisfazione. Quindi queste persone visionarie hanno pensato al buono locale di solidarietà come a un semplice foglietto di carta che misurasse ciò che conta davvero, cioè la ricchezza reale, quello che siamo in grado di fare e quello che siamo in grado di scambiarci, quindi di mettere a disposizione del nostro prossimo, perché siamo esseri sociali e abbiamo bisogno di dare, di mettere a disposizione delle nostre comunità. Oggi manca la linfa, manca la moneta, manca l'euro, abbiamo penuria di questo, l'economia si è fermata perché manca il mezzo, lo strumento per effettuare gli scambi. Noi diamo un piccolo contributo per ridare fiato alle attività economiche che stanno soffrendo appunto di questo. Dove possiamo trovarli gli shack? Si trovano iscrivendosi all'associazione che crea quindi il circuito. L'iscrizione è gratuita, è sufficiente una piccola donazione per il sostegno delle spese. Ci si iscrive online al sito www.arcipelagoshack.org oppure nelle occasioni come quella di oggi, come il baratto di San Lazzaro, si fa l'iscrizione cartacea e da subito si ricevono 100 shack. I 100 shack sono per l'iscrizione online, subito elettronici, disponibili sul proprio conto, cambiabili in cartaceo in qualsiasi momento. Mentre in occasioni di incontro, in cui ci si iscrive proprio di persona, si ricevono subito 50 shack cartacei, quella che noi chiamiamo la mazzettina shack. Lo shack ha valenza italiana, un'esperienza esclusivamente italiana, può essere speso su tutto il territorio italiano. Abbiamo 11 regioni in tutta Italia formalmente costituite come associazioni, ma in totale siamo 14 attive. Nelle altre ci sono dei gruppi di lavoro comunque che lavorano sui territori. Ci sono delle zone maggiormente attive che danno grossi risultati per quel che riguarda alcune progettualità di Arcipelago, quindi parliamo di Roma piuttosto che di Crotone, piuttosto che della zona di Firenze, abbiamo qualcosa che lavora molto bene per quel che riguarda il turismo in Friuli, quindi abbiamo varie zone, ciascuna ha la propria peculiarità, quindi ciascuna mette in evidenza risultati che sono tipici della propria comunità. Qui in Emilia Romagna abbiamo anche noi delle zone piuttosto attive e devo essere sincera, questa della zona di Bologna e dei comuni limitrofi di Bologna c'è molto fermento, ci dà molta soddisfazione. Altre zone sono per esempio Ferrara piuttosto che Modena e qualcosa anche a Parma si sta muovendo. A quando è che lo esporteremo lo shack? Noi piacerebbe esportare lo shack e comunque collaborare magari con qualche realtà estera o straniera. In questo momento dicevo nelle realtà di confine, quindi parlo
molto del Friuli Venezia Giulia, comunque c'è un discorso di turismo, quindi ci conoscono anche nell'est europeo, devo dire la verità, qualcosa è arrivato. Vediamo un po' gli sviluppi, intanto però vogliamo lavorare in Italia per quel che riguarda la comunità territoriale italiana, quindi dare veramente respiro ai nostri territori, alle nostre zone, perché meritano effettivamente di ritornare a sviluppare le proprie eccellenze, oltre che la propria autonomia economica. Sono molto fiera di queste esperienze, sono molto fiera del baratto cui ho assistito questa mattina, veramente un fermento e anche la soddisfazione nel fare queste iniziative, nel poterne fruire e nel poter sperimentare lo shack, nel capire utilizzandolo che effettivamente lo strumento di scambio non ha valore e non deve avere valore, ha valore quello che posso ottenere scambiando, quindi quello che io cedo e quello che io tengo scambiando. Iniziative come questo genere effettivamente sono molto molto educative in questo senso. Cioè praticamente potrebbe anche essere un esempio per la creazione di una comunità competente lo SHEC. Effettivamente noi ci rivolgiamo alle comunità, quando ci invitano sui territori chiediamo sempre che ci sia comunque un gruppo, che nasca un gruppo di persone sul territorio che si interessino di questo e comincino a studiare il territorio per poter creare un circuito ma con cognizione di causa, quindi dove lo SHEC possa effettivamente circolare all'interno di scambi di tipo commerciale, quindi di tipo orizzontale ma anche di filiera, e qui effettivamente ci vuole competenza e voglia di approfondire e di conoscere anche casa propria. È tutto un vantaggio, ti consente di fare un salto di qualità sia per consapevolezza che per economia, quindi perché non provare, non costa niente, è semplicemente una possibilità in più che ci diamo personalmente ma che diamo anche alla nostra comunità, quindi perché non farlo?